questo nuovo video. Oggi si parla di 10 cose che non sapete su di me. È un video che volevo fare da tantissimo tempo e ogni volta facevo l'elenco e dicevo ok, no, aspetta, devo mettere anche questa, quindi erano ogni volta più di 10. Avrei potuto fare 20 fatti su di me. Mi conoscete bene oramai, questa cosa la conoscete, sono una grande chiacchierona, quindi iniziamo subito e non so perché sto storta oggi. Iniziamo, ah, forse perché voglio coprire lo schermo, ecco. Primo fatto, sono una maniaca. No, scherzo. Spesso quando sono in treno, quindi quando viaggio, che vado a Milano o vado in altri posti comunque che sono da sola, mi metto le cuffiette, sento la mia musica e inizio a immaginarmi che sia bel tempo, che c'è la pioggia, che faccia freddo, caldo, tutto quanto, inizio a immaginarmi un vero e proprio videoclip della canzone che sto ascoltando e la maggior parte delle volte sono appunto io la protagonista perché... quindi mi immagino che c'è questa videocamera che mi riprende e nel modo che penso, proprio tipo fuori dal treno, mentre il treno va, mentre quello che guardo io e fa tutto parte di questo videoclip fantastico, che io faccio un editing della Madonna all'interno del mio cervello e mi immagino appunto questo videoclip. Spero un giorno di poterli fare, così almeno potete vedere quello che mi immagino. Quando mi sveglio la mattina, se prima non spazzo per terra, non faccio colazione o comunque non faccio niente, perché non mi sento a mio agio. Sapete che ho un sacco di animali e ho due sabbiette in casa mia, perché una è di Freya, anche se poi la utilizza Hunter, e l'altra è di Hunter, anche se poi la utilizza Freya. I gatti sporcano tantissimo la sabbietta, la mandano in giro a destra e a sinistra, quindi mi ritrovo ogni mattina, ogni pomeriggio, ogni ora del giorno, sabbietta per terra. Quindi io sono sempre con scopa e paletta in mano a spazzare per terra. In più ho il cane che perde un sacco di peli e quindi se prima a casa non è pulita, almeno spazzata, in casa mia non è mai ordinatissima, però è sempre pulita, perché è una cosa che mi dà fastidio. Ho una sorella, questo forse lo sapevate, alcuni lo sapevano, altri no, io ho una sorella. È stata la prima figlia di mio padre e della sua prima moglie, sono sempre state nella nostra vita, siamo sempre andati tutti d'accordissimo con la mamma di mia sorella e mia sorella. Mia sorella non vive con noi perché è sempre stata all'estero, ha vissuto per tantissimi anni, più di 15 anni a Londra, infatti è madrelingua oramai inglese, poi ha abitato in Germania, è ritornata ad abitare in Italia, adesso abita in Spagna. Non la vedo spesso, però non ci sentiamo neanche spesso. Questa cosa mi dispiace tanto perché avrei voluto legare tanto con lei e ho sempre desiderato una sorella. È molto più grande di me, però appunto non ci siamo mai vissute per bene, però ho una sorella. Alcuni questa cosa la sapevano, ho fatto la ragazza immagine, chiamatela cubista, ragazza immagine come volete, ho fatto la ragazza immagine, sì, perché quando ero un po' più piccola, sempre maggiorenne ovviamente, ho fatto la ragazza immagine in questo locale dove uscivo ogni, non dico ogni sera, vabbè, ogni sabato sì, ogni domenica e anche ogni mercoledì. Quell'anno della mia vita è stato un po' così, insomma, uscivo ogni sera a ballare, mi divertivo tantissimo. Non vi immaginate una roba squallida e sconcia, assolutamente, ero completamente vestita e semplicemente ballavo, cioè era una cosa normalissima, non vi immaginate niente di brutto. Però ho fatto la ragazza immagine, quindi ballavo, mi piaceva come ballavo e quindi sì, bene. Questa cosa forse non la sapevate, perché non l'ho mai accennata, dato che ho sempre evitato il discorso, è una cosa che... oramai ci convivo da sempre, perché da quando ero piccola credo di averlo perso, crediamo che ho perso l'udito quando ho fatto gli orecchioni e ho avuto la febbre altissima, e ci convivo da sempre, quindi non so come sia l'udito completo, cioè come sia sentire con entrambe le orecchie, perché non mi ricordo, cioè è proprio successo da quando ero piccolina, e questa cosa è stato spesso motivo di presa per il culo tra i compagni, sono sempre stata vittima di bullismo anche per questo. Per me è stata una vita un po' difficile sotto questo aspetto, proprio perché i bambini possono essere molto cattivi e anche le persone in generale possono essere molto cattive, anche quando siamo grandi le persone possono essere molto cattive, perché prendermi in giro su una cosa che è una mia mancanza non è per niente bello, quindi questo è una cosa che forse molto probabilmente non sapevate. E io adoro cantare, come sapete, anche se comunque mi vergogno molto e quando mi registro la mia voce cambia da così a così, perché so di essere registrata e non canto mai bene, perché lo faccio apposta, mi vergogno. Canto male perché mi vergogna cantare bene, è una cosa, lo so, da psicopatica, non so perché faccio questa cosa, però l'udito è assurdo come io riesca a cantare, diciamo, abbastanza intonata, perché non mi credo brava, però chi mi sente dice che sono intonata, che sono brava, mi dice in continuazione di provarci, però io non lo faccio perché mi vergogno appunto, ed è strano pensare che essendo sorda da un orecchio io riesca a farlo, quindi questa cosa forse è un vantaggio per me.
Parlo spesso da sola e credo, ho sempre creduto fin da piccola, ma fin da piccola vi assicuro, io credevo di essere protagonista di The Truman Show. Da quando ho visto quel film, io ero convinta di essere spiata e che la mia vita fosse un film. Cioè, questo credo che succeda un po' a tutti, almeno a chi ha una mente un po' artistica come la mia. E quindi credo questa cosa, ho sempre creduto questa cosa. E tante volte mi capitava di fare delle cose apposta, cioè adesso non so farvi un esempio pratico, però tante volte creavo delle situazioni per vedere se queste situazioni poi mi davano conferma del fatto che io ero spiata. Tante volte me l'hanno data, quindi sono convinta tuttora che io sono spiata, ma non dalla videocamera, da YouTube, proprio nella vita in generale. Io so che esistete, che mi state guardando. Ho una paura folle di stare lontana da casa. E questa, non so, credo sia una sorta di insicurezza, fobia, non lo so. Ho due sentimenti contrastanti. Io adorerei tantissimo viaggiare, visitare dei posti sconosciuti, andare in nuove mete, però ho proprio paura di stare lontana da casa. E se non ho di fianco a me delle persone che mi danno sicurezza, che conoscono tutte le mie seghe mentali, che per ogni mio problema cercano di aiutarmi a risolverlo, insomma, sono paranoica e ho inizio ad avere paura. Qua riderete tantissimo, da piccola vendevo uova e pinoli fuori da casa. Mia mamma mi ha spronato a farlo perché un pomeriggio mi stavo annoiando e mia mamma mi fa: dai, raccogliamo, avevamo questo enorme pino, raccogliamo le pigne, togliamo i pinoli dalle pigne e poi mettiti a vendere i pinoli fuori, già sgusciati. Quindi abbiamo passato tutta la mattina e tutto il pomeriggio a raccogliere le pigne, prendere i pinoli, sgusciarli e mettere tutti i pinoli nei bicchierini. Io vendevo i bicchierini di pinoli, che costano comunque un sacco di soldi, li vendevo tipo 1000 lire, mezzo bicchiere pieno di pinoli sgusciati. Quindi veramente un affare, cioè per gli altri un affare, per me ci ho rimesso tantissimo. E anche le uova, perché mia zia mi dava le uova fresche e ce ne dava veramente tante. Mi ricordo che le vendevo anche. Ecco, in America si vende la limonata, Gloria vendeva pinoli e uova. Però mi sono divertita tantissimo, questo è un ricordo che lega a me mia mamma e insieme a tanti altri ricordi. Però questa cosa mi fa ridere tantissimo. Momento serietà. Mi è capitato, mi capita tuttora ogni tanto, di avere delle situazioni in cui vedo cose, in cui vedo entità, in cui vedo, insomma, delle presenze, chiamatele come volete. E questo è un argomento un po' delicato, perché tante persone non ci credono, tante persone dicono: Dio, sei pazza, oppure tante persone semplicemente non ci credono, ecco. O tante persone ci credono, e per quelle persone che ci credono, ragazzi, sì, io mi capita di avere queste sensazioni e di vedere proprio cose, alla Melinda Gordon, ecco. Non parlo con le persone, però ho visto delle cose, ho sentito delle cose, e questo è successo anche qualche settimana fa, per dirvene una, ecco. Ed è una cosa mia che molto probabilmente non sapevate, quindi ho voluto mettervela in questo video. Da piccola giocavo con i maschi perché, appunto, come vi ho spiegato, sono sempre stata un po' scartata dalle ragazzine, perché avevo le mie amichette alle elementari, poi mi sono dovuta trasferire, mi sono trasferita un sacco di volte io da piccola, forse anche questa cosa non la sapevate, e trasferendomi tante volte ho cercato sempre di legare con persone nuove, cioè dovevo per forza legare con i compagni, e a un certo punto della mia vita ho legato tantissimo con i miei vicini di casa, che erano tutti bambini, quindi maschi. E con loro passavo i pomeriggi a giocare ai Pokémon, a collezionare carte di Pokémon, a giocare col Nintendo ai Pokémon, che io avevo l'emulatore sul computer, quindi ci ritrovavamo a casa mia a giocare con i Pokémon al computer, e giocavamo a calcio, e quindi avevo un sacco di amici maschi, mi divertivo tantissimo ed ero una sorta di maschiaccio. Queste erano le 10 cose di me che molto probabilmente non sapevate, almeno per la maggior parte. Spero che questo video vi abbia fatto conoscere un po' più di me, un po' più di Gloria. E niente, io spero che vi abbia anche tenuto compagnia e vi sia piaciuto. Vi mando un mega bacione, raccontatemi le vostre 10 cose, così almeno avrò modo anch'io di conoscervi meglio. Quindi niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!